In questa edizione del D News, a Librino sei fermi per associazione mafiosa scaturiti dalle dichiarazioni del boss Fabrizio Nizza, affiliato a Cosa Nostra e a capo dell'omonimo clan De Nizza. La politica è pronta a cominciare una nuova fase con l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica e con il varo delle riforme necessarie al nostro Paese, a dichiararlo il sottosegretario Giuseppe Castiglione. Domani il presidente dell'ANAS Pietro Ciucci sarà ascoltato in commissione lavori pubblici al Senato per spiegare quanto accaduto in relazione al crollo del viadotto di Scorciavacche. Paolo Brosio presenta il Pellegrinaggio del Cuore e i progetti sociali inerenti ai luoghi santi di Međugorje. Nuova luce per le terme Achilleane. Il sindaco insieme al presidente del CNR hanno inaugurato questa mattina il nuovo sistema di illuminazione a basso impatto ambientale. Idee e progetti hanno un unico denominatore, la base economica. Professionisti e imprese possono contare oggi su una realtà solida e presente sul territorio. Banca Base, il nostro obiettivo, realizzare i vostri progetti. Mamma e papà, due parole semplici e piene d'amore, perché è dall'amore che arrivi tu. Sei il dono visibile, ci regali felicità, sei il presente e il futuro. Mondo Ragazzi pensa a tutte le future mamme e le premia regalando 100 euro in buoni acquisto. Abbigliamento e calzature per bambini con i marchi più prestigiosi. Corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanza dei giochi. Mondo Ragazzi si trova a Catania, in via Pola 19. Mondo Ragazzi, amici d'infanzia. Guardare oltre, alla ricerca della precisione assoluta. Dal 1975 da Crazy Time, perfezione, passione, tecnologia, energia inesauribile. Rivenditore ufficiale di orologi radiocontrollati, navigatori GPS e bussole. Da Crazy Time, cinturine e batterie delle migliori marche. Assistenza, riparazione e manutenzione durante e fuori garanzia. Orologi moda e gioielli in acciaio. Puoi acquistare il tuo orologio anche online. Scopri le offerte, vai sul sito crazytime.it e sulla pagina Facebook. Ogni giorno qualcosa di nuovo dà valore al tuo tempo. Crazy Time, dal 1975 a Catania, in corso delle province 35. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su qds.it. Campagna Etica 2014. Abbonati al Quotidiano di Sicilia. Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di Risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato 6 persone in esecuzione di un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, per i reati di associazione mafiosa, armi, estorsione e usura. L'operazione scaturisce dall'attività investigativa sviluppata immediatamente dopo il sequestro di un arsenale, oltre 40 armi fra pistole, fucili e mitragliatrici, operato il 20 settembre 2014 dai carabinieri nel popolare quartiere di Librino. Il rinvenimento di armi effettuato dai militari del comando provinciale si è inquadrato in una più ampia strategia di contrasto coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania e ha offerto lo spunto per un approfondimento investigativo che ha permesso di fare luce sui nuovi scenari della mappatura mafiosa nel capoluogo etneo. In particolare, le nuove dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Nizza Fabrizio, uomo d'onore e vertice del gruppo di Librino, unitamente valutate a quelle del suo luogotenente Seminara David, hanno consentito di acquisire importanti elementi probatori in ordine alla disponibilità delle summenzionate armi da parte di alcuni indagati, nonché ricostruire l'attività estorsiva ed usuraia posta in essere nei confronti di un imprenditore catanese, il quale, dopo essere stato malmenato brutalmente, è stato costretto, per saldare parte dei suoi debiti, a cedere delle proprietà immobiliari. Il concreto pericolo che i soggetti potessero darsi alla fuga, la potenza di fuoco del gruppo, come dimostrato dalle armi da guerra sequestrate dai carabinieri, e il rischio che le minacce di morte potessero essere portate a compimento nei confronti dell'imprenditore
imprenditore hanno indotto i magistrati della direzione distrettuale antimafia di Catania ad emettere un provvedimento di fermo nei confronti di Cavallaro Giovanni, classe 72, Magri Francesco, classe 71, Montegrande Giuseppe, classe 67, Privitera Giovanni, classe 75, Scordino Danilo, classe 88 e Scordino Filippo, classe 89, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione e usura aggravata in concorso e detenzione illegale di armi. Gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Catania Bicocca in attesa dell'udienza di convalida che ci sarà nei prossimi giorni. Sbanda con l'autocarro e finisce fuori strada. Sembra questa la dinamica dell'incidente avvenuto stamane sull'autostrada 19 Palermo-Catania, dove si sono registrati rallentamenti in direzione di Palermo tra il chilometro 42 e il chilometro 41 nel tratto compreso fra Scillato e Buonfornello in provincia di Palermo. Per cause in corso di accertamento, l'incidente ha coinvolto appunto un furgone che si è ribaltato ed è finito fuori strada, provocando il ferimento di due persone. Sul posto è intervenuto il personale dell'ANAS e della Polizia Stradale per la regolazione del traffico e per la rimozione del mezzo incidentato al fine di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile. Onorevole, oggi il presidente Renzi ha chiuso il semestre italiano di presidenza europea a Strasburgo. Da domani comincia una nuova fase per la politica italiana. Ci saranno le dimissioni del presidente napoletano e soprattutto si dovrà trovare la quadra dei conti per trovare un nuovo presidente e per varare le riforme. Questo governo ha i numeri per riuscirci o anche le tribolazioni all'interno della maggioranza e all'interno del PD potranno creare non poche difficoltà? Ma sicuramente chiudiamo questo semestre che non dimentichiamo è stato un semestre che ha visto anche l'elezione del nuovo Parlamento europeo, ha visto l'insediamento della nuova Commissione, quindi in questo contesto un paese, un ruolo guida, l'Italia guidato magistralmente, ha saputo imprimere quell'accelerazione e soprattutto ha detto all'Europa in maniera molto chiara che o si punta sullo sviluppo, di rigore si può morire, quindi rigore sì, ma una politica indirizzata verso il rilancio delle infrastrutture, il rilancio delle politiche attive, il rilancio della la ripartenza e quindi una nuova fase. Mi pare che il messaggio sia stato molto chiaro e il tema della flessibilità nei conti pubblici mi pare che è stato assolutamente accettato dall'Unione Europea. Oggi si apre una nuova stagione, una stagione molto carica di impegni e le dimissioni del presidente Napolitano di domani, al quale presidente tutti dobbiamo dire grazie per il servizio che ha reso al Paese, per l'alto senso delle istituzioni, in un momento difficilissimo si è fatto carico di traghettare il Paese. Oggi c'è un governo, non dimentichiamo che potevamo correre il rischio di andare alle elezioni senza un governo, con una legge elettorale assolutamente proporzionale, con un Parlamento assolutamente diviso, e quindi oggi c'è un governo, c'è una maggioranza e ci sono alcuni temi. Penso al tema delle riforme su cui c'è un'ampia convergenza anche da parte di forze dell'opposizione, quindi mi pare che si apre stagione, il Presidente del Consiglio dice che al quarto turno potremmo eleggere un Presidente della Repubblica, quindi l'elezione del Presidente della Repubblica, i passaggi di carattere istituzionale, la riforma del titolo quinto della Costituzione, l'abolizione definitiva, cioè il superamento del bicameralismo perfetto, un altro punto su cui molti anni sono stati consumati senza mai riuscire ad attuare questa riforma fondamentale, e poi c'è la nuova legge elettorale che stabilirà come questo Parlamento sarà rappresentato, come sarà rappresentativo dei cittadini. C'è un tema che dovrà coniugare la nuova legge elettorale, che è quello della governabilità e della rappresentatività. Mi pare che il governo abbia una proposta che va al di là della maggioranza di governo per le riforme istituzionali, per il resto invece c'è un governo che tra mille difficoltà, con una crisi economica devastante, sta facendo la propria parte. Non dimentichiamo l'ultima legge di stabilità che ha messo al centro le famiglie e le imprese, ha ridotto il costo del lavoro, il 30% in meno un costo del lavoro, non ha introdotto elementi di flessibilità che licenzia i cittadini o i dipendenti, ma addirittura il costo di un dipendente a tempo indeterminato
determinato è del 30% in meno rispetto a quella a tempo determinato. Ha messo al centro anche la famiglia, confermando gli 80 euro, confermando il bonus bebè alle famiglie numerose, quindi ci sono segnali importanti che vogliamo ancora rafforzare con una politica della semplificazione, della sburocratizzazione, di una pubblica amministrazione più efficiente, di una giustizia che non è solo quella penale ma è anche quella del lavoro, dell'amministrativa, quindi un governo che vuole dare un segnale molto forte in questo 2015 e vuole far ripartire veramente il Paese, perché altrimenti se non si riparte, se non si torna ad investire, se non si crede più nel Paese, veramente saranno le difficoltà, si aggraveranno sempre di più. Comprendere quanto accaduto, perché un disastro come il crollo del viadotto Scorciavacche sulla strada statale 121 nel Palermitano non debba mai più ripetersi. Mercoledì mattina alle 8.30, su richiesta di Forza Italia, ascolteremo il presidente dell'ANAS Pietro Ciucci in commissione lavori pubblici al Senato per cominciare a capire, al di là di quello che sarà l'evolversi dell'inchiesta e la procura, quali errori, quali sottovalutazioni abbiano reso possibile una vergogna simile. A dichiararlo il senatore Vincenzo Gibino, capogruppo di Forza Italia in commissione lavori pubblici e coordinatore azzurro in Sicilia. I fatti accaduti, aggiunge Gibino, confermano la necessità di implementare i controlli sulle imprese assegnatari di appalti pubblici e sul loro lavoro. Il nuovo codice degli appalti, sul quale stiamo lavorando in commissione, dovrà dare tutte le garanzie possibili al committente pubblico e di conseguenza ai cittadini, proprio attraverso operazioni di controllo più estese e severe. La direzione dei lavori, conclude Gibino, deve essere altresì più attenta e presente in ogni fase della realizzazione dei lavori. Medjugorje lo ha cambiato, gli ha fatto scoprire una fede che prima sconosceva, gli ha permesso di intraprendere un nuovo cammino in cui la serenità interiore trionfa ogni qualvolta ci si reca nel luogo sacro. Lui è Paolo Broso, oggi a Catania per presentare il Pellegrinaggio del Cuore che si svolgerà il 2 febbraio alle Olimpiadi del Cuore, allo scopo di costruire un ospedale proprio nel luogo sacro visitato ogni anno da più di 40 milioni di pellegrini. Un ospedale che avrà un costo all'incirca di 5-6 milioni di euro, con una superficie di 1000 metri quadri per il piano terra e di 350 metri quadri per il seminterrato. Paolo Brosio, quest'oggi a Catania, chiede anche un aiuto da parte degli ospedali italiani affinché attrezzature che non vengono più usate possano essere spedite e dunque installate in questo nascente ospedale. Brosio comincia però parlando proprio della sua conversione. Il cuore a Medjugorje impazzisce dalla gioia. Il problema è tornare da Medjugorje. Quando te ti stacchi da Medjugorje senti che hai lasciato qualcosa. Però il pellegrinaggio più difficile è, infatti non è andare a Medjugorje, il pellegrinaggio più difficile è tornare a Catania, tornare a Forte dei Marmi, tornare a Milano, a Roma, tornare a New York. Cioè Medjugorje ti dona la pace nel cuore, anche se tu sei tribolato da una malattia, anche se tu sei stressato, sei separato, divorziato, hai avuto delle ferite del cuore o devi affrontare delle prove incredibili, là il Signore ti dà la forza di portare la croce sulla spalla. Perché ognuno ha la sua croce e la croce non si può tagliare, la croce si deve portare, però se hai la fede e hai la preghiera nel cuore è più facile portare un peso nella vita. Io questo l'ho capito a Medjugorje è cambiata la mia vita e oggi faccio di tutto per rendere la grazia che la Madonna mi ha dato a me e questo impegno per me sarà una missione prioritaria. Per questo motivo abbiamo deciso di fare questo mattone del cuore che rappresenta la visione profetica del 1974 della Madonna che scende a Medjugorje fra le torri campanarie della chiesa e la Madonna è apparsa nell'81. Quindi qui nel 74 c'era un cittadino di Medjugorje, Vlado Flak, che ha sognato ripetutamente queste immagini di milioni di persone che venivano a Medjugorje. E tutti lo prendevano in giro perché Medjugorje nel 74 era un paese che nessuno sapeva neanche che esistesse. Dal 31 gennaio in poi parte questa grandissima avventura delle Olimpiadi del Cuore, soprattutto del pellegrinaggio del cuore. Anche Catania coinvolta, tante città con autobus, pullman e aerei per arrivare a costruire, a mettere questo primo mattone in un ospedale importante e in luoghi particolari. Sì, perché noi come associazione Onlus Olimpiadi del Cuore abbiamo già avuto un primo contatto col Ministero della Sanità della Bosnia-Herzegovina. Si tratta di un primo pronto soccorso ospedaliero della storia di Medjugorje e al contrario di San Giovanni Rotondo, al contrario di Lourdes, al contrario di Fatima, al contrario dei più grandi santuari del mondo, non c'è un presidio ospedaliero vicino a Medjugorje. Proprio c'è a Mostar a 50 minuti, ma se un pellegrino c'ha un infarto, oppure anche i residenti di quella zona, cioè io sto parlando di musulmani,
serbi ortodossi e croati cattolici sono in difficoltà, perché se c'è un infarto, se c'è una frattura scomposta, la stabilizzazione del paziente avviene con un'ora di macchina per arrivare a Mostar con la discesa sul fiume Neretva. Quindi la situazione è ancora grave, però Medjugorje è diventato il centro spirituale del mondo. Tutte le informazioni in merito al pellegrinaggio del cuore possono essere reperite nel sito internet www.olimpiadidelcuore.it chiamando i numeri 0584 752757 e 338 7428 498. Valorizzazione delle terme achilliane attraverso una fruizione a 360 gradi, compresa un'app. Così il direttore dell'IVAB, Daniele Malfitana, presenta il nuovo progetto Smart Lighting for Catania, che prevede proprio un nuovo sistema di illuminazione delle terme achilliane che si trovano sotto la cattedrale di Catania. Un nuovo sistema a basso impatto ambientale sviluppato con tecnologie LED di ultima generazione. L'intero impianto di illuminazione, compreso i pannelli informativi, è costato poco meno di 40.000 euro e sono stati utilizzati fondi PON. Questa mattina è stata presentata anche l'app gratuita messa a punto dall'IBAM di Catania, che consente la visita immersiva delle terme. Le strutture dell'impianto termale, che risale al secondo secolo d.C. ed è molto ben conservato, furono messe in luce nel 1767 da Ignazio Paternò Castello, principe di Biscari. Per scaricare l'app basta collegarsi con un sistema Android a Google Play oppure al sito www.cataniaarcheologica.it. A breve l'applicazione anche per i sistemi Apple. È poi prevista anche una ricostruzione virtuale del monumento, così come di altri monumenti della città. Molte volte l'applicazione delle tecnologie non sono molto costose, bisogna avere accesso alle tecnologie, quindi la conoscenza gioca un ruolo principale e credo che proprio oggi, in cui abbiamo la necessità di usare al meglio la tecnologia, questo è un modello molto interessante. Questa è una prima parte di un grande progetto, la seconda parte sarà anche quello di avere una virtualizzazione di quello che erano queste terme nel passato, una virtualizzazione che non sarà solamente scenica, diciamo così, per mostrare il bello a qualcuno, ma che si è basata fortemente sulla conoscenza, su uno studio scientifico che è stato fatto dall'Istituto. Io penso che questo connubio di tecnologie e di scienze umane rappresenta forse la parte più interessante di questo progetto. Un importante progetto per la valorizzazione anche archeologica della nostra città, che poi può avere un risvolto turistico non indifferente. Fui io 20 anni fa, nel 94, a riaprire le terme achilleane. Oggi c'è un passo avanti gigantesco, c'è un impianto di illuminazione tra i più belli di monumenti di questo tipo, che viene inserito in una serie di progetti, tra cui Catania Card, che faranno di Catania ogni giorno una città sempre più aperta a fare conoscere la sua storia, che è bellissima, innanzitutto ai catanesi e ai siciliani, ma anche ai turisti. Le terme achilleane, con questo impianto di illuminazione e di suoni e di musica, diventeranno uno strumento importantissimo. Andremo avanti ulteriormente con l'illuminazione, suoni e luci, io spero, dell'anfiteatro romano e anche altre importanti realizzazioni, non solo a Catania ma in tutto il distretto della Cina sudorientale. C'è un rapporto stretto tra CNR, Comune di Catania e Università, ne facciamo un punto di rilancio anche del turismo culturale importante per l'economia di Catania. Dopo l'Università degli Studi di Catania, anche il CNR, il Presidente, ha annunziato di avere deliberato l'adesione al distretto del Cielo Sudorientale, che dimostra che questa era un'idea giusta che va praticata ulteriormente.